Ragazzi, secondo compito di latino li ho riportati, come l'altra volta li consegnerò a fine lezione di correzione, in modo che siate attenti. Allora, questi sono i risultati. La statistica è che 10 su 27 alunni, tutti presenti, eravate, quindi complimenti, bravi. Su, dicevo, 27 abbiamo avuto 10 insufficienze, di cui 7 lievi. Io mi preoccuperei fortemente, ragazzi, ve lo devo dire, per queste 3 gravi. E tutti gli altri, quindi 17, hanno preso dalla sufficienza in su. Ci sono state, come vedete, il dato più alto è tra questa fascia qua, tra il 7 e l'8, 12 di voi hanno conseguito questa votazione, 4 addirittura le eccellenze. Devo dire, la media aritmetica di tutta la classe è 6,83, quindi quasi 7 discretamente siete andati, e devo dire che io complessivamente sono soddisfatta, perché questa è una prova di traduzione vera e propria. Vediamola. Allora, la proiettiamo. Prima una fila correggiamo e poi l'altra fila. Prima frase. A Germanium frumenti copiam abebat. Allora, si parte dal? Che è abebat? Che cos'è abebat? In perfetto, terza persona singolare aveva. Qual è il soggetto sicuramente, ragazzi? Age. Intanto qualcuno che mi ingrandisce il testo mentre io vado avanti, così non perdiamo tempo. Age, ragazzi, è un termine della seconda declinazione che è però uscita non in us ma in er. Ricordate, puer, pueri, ager, agri, abbiamo questa doppia tipologia. Quindi il campo aveva, che cosa regge? Andiamo un po' più veloce rispetto alle prime lezioni perché siete diventati bravini. Campo. Accusativo, grazie, complimenti, yeah. Diretto, magnam copiam frumenti, questa è la costruzione, magnam copiam è l'accusativo, vuol dire grande abbondanza, genitivo di frumento, ecco, di grano, e questa era la prima fase. Vi ricordate il termine copia copie? Siamo in tradizione copia prima, al singolare vuol dire? No, singolare, abbondanza. Plurale, copie copiarum, dunque. Andiamo alla seconda fase. Gregorum, grecorum legati, a romanorum populo, benigne accipiebantur. Il verbo è accipiebantur. Ce l'abbiamo sempre alla fine. Accipiebantur col basso fisso temporale che ci designa un imperfetto. E poi giustamente tu dici un passivo perché la desinenza è in tutto, quindi terza persona plurale dell'imperfetto. Passiva. Qual è il soggetto? Me lo vado a trovare al nominativo, plurale, perché abbiamo la terza persona. Qual è? Legati. Bene, legati. Legati, grecorum, un elemento di specificazione, quindi gli ambasciatori dei greci erano accolti, benigni, l'avete trovato proprio così sul vocabolario, perché quando finiscono in e molto spesso sono avverbi, questo è un avverbio che vi ricordo che è un elemento indeclinabile del discorso, benignamente, benevolmente, è benissimo, dal popolo dei romani. Attenzione, qualcuno ha tradotto da un popolo romano, concettualmente non è scorretto, però qui abbiamo un genitivo plurale, altrimenti avrebbe messo a se fosse stato dal popolo romano, Romanus, Romana, Romanum, quindi che concorda con l'ablativo a romano popolo, a popolo romano. Ci siamo, ragazzi? Questi sintagmi sottolineati li analizziamo dopo perché sono i sintagmi che dovevate individuare. Comunque diciamolo subito, anzi dai, così non spieghiamo. È il complemento d'agente. Molto bene, il complemento d'agente. Il complemento d'agente si fa, ragazzi? Abbiamo complemento di causa efficiente. Benissimo, ed è d'agente, lo riconosciamo così come quello di causa efficiente perché segue un verbo dalla diatesi. Terza frase, a pueris amicizia, ma non bonix estimatur. Attenzione qua, allora il verbo è estimatur. Stimare, credere, che verbi sono, ragazzi cari? Estimatissimo, vabbè, copulativamente. Esattamente, che cosa reggono? Infatti, comunque andiamo con ordine. Diatesi? Passiva. Passiva. Qual è il soggetto? Terza persona amicizia. Singolare? Amicizia. Amicizia, giusto. L'amicizia, estimato, è? Ritenuta. Bonum magnum a pueris, oppure amicizia, estimato a pueris, magnum bonum, può essere duplice la costruzione. L'amicizia ritenuta da chi? Dai fanciulli, complemento? Da gente. Ora, chi è che mi dice che cos'è? Bonum, magnum, con l'attributo, bonum.
È neutro, è un complemento di neutro. È neutro, benissimo. Allora, mi avete detto già una cosa, che è neutro perché qui bonus, bona bonum, è un aggettivo della prima classe. Se lo troviamo al neutro diventa un aggettivo sostantivato. E quindi la traduzione è stimata, ritenuta un grande bene a livello di analisi logica. Che cos'è un grande bene? Complemento predicativo del soggetto, ragazzi. Non vi fate ingannare, qualcuno ha scritto dell'oggetto perché l'ha visto, ha detto questo è un accusativo. Questo è un nominativo neutro, sempre nominativo perché concorda con amicizia del soggetto. Ci siamo? Quindi era complemento predicativo del soggetto. Quarta frase. Timeo, improborum verba, enim falsa sunt. Qui ragazzi abbiamo due proposizioni che sono tra loro coordinate per. Come si chiama sta cosa qua? Punto e virgola? Segno di interfunzione? Non è una congiunzione, è un asindeto. Si dice asindeto. Analisi del periodo, dovete ancora iniziare? Sì. Ok. Timeo, temo. Che cosa temo? La parola. La parola verba viene da verbum, verbi, quindi è genere, se ho detto verbum, neutro. Verba, quindi che cos'è del neutro? Verbale, giusto? Temo le parole degli cattivi. Enim, congiunzione. Guarda, qui abbiamo il punto e virgola e poi abbiamo anche la congiunzione. Prima avevo detto solo punto e virgola. Enim è una congiunzione coordinante. Come si chiama? Enim nam. Sì, giusto? No, non è dichiarativa. Infatti, è dichiarativa, ragazzi. Poi spiegativa. Quindi, infatti, sono false. Questo falsa, chi è che mi dice con che cosa concorda? Con le parole, ragazzi. Con verba, vedete? Infatti lo troviamo da falsus, falsa, falsum, neutro plurale, perché concorda, vedete? Con verba che è neutro plurale. Che vi volevo dire? Falsa. Che cos'è un'analisi logica? Infatti sono falsi, false. Che dite? Qualcuno l'ha detto? Certo, è parte nominale. Perché è parte nominale? Abbiamo copula. Super copula e falsa è la parte nominale. Alla quinta frase andiamo. Clarus architectus Daedalus in insula Creta con figlio suo Icaro stabat. Qual è il verbo? Stabat. Che cos'è stabat? Persona singolare imperfetto. Questo ragazzi è un verbo della prima coniugazione che però non si coniuga nel paradigma come tutti gli altri verbi. Il paradigma è sto, stas. Cosa vi aspettate al perfetto? È della prima, quindi sto, stas, che va a aspettare stavi, invece steti. Ricordiamoci i paradigmi tutti a memoria, perché dal paradigma io posso ricavare qualsiasi forma verbale, sul vocabolario non perdo tempo, ok? Quindi stati, statum, stare, questo è il paradigma. Qual è il soggetto? Architetto. Allora, architetto. Qual è il soggetto? Dedalus. E allora vi chiedo che cos'è l'apposizione. Bravi, è una posizione. Che cos'è la posizione? Un sostantivo, un nome che accompagna un altro nome per qualificarlo meglio. Francesco, studente della quinta I, ci siamo ragazzi, dov'è la posizione? Quindi Dedalo, allora il famoso Clarus Clara Claro, l'illustre architetto Dedalo, stava in insula Creta, che complemento è? Stato il luogo, in più? Nell'isola Creta qualcuno ha scritto, mettiamocelo sto di ragazzi, non lo troviamo, lo dobbiamo mettere noi sull'isola di Creta con suo figlio Icaro. Figlio, quindi che cos'è? Complemento di compagnia. Benissimo, complemento di compagnia, se fosse stata una cosa, complemento. Come si chiama? L'unione. E si fa sempre. Sì, avete ragione, andiamo su. Allora, vai, sesta frase. Daedalus, sempre lui, frustra. Filium revocava, nam alarum cera, tadesceva et miser puer imperabus precipitabat. Vediamo qua. Questa è più complessa semplicemente perché abbiamo tre proposizioni, però è sempre paratattica. Che vuol dire paratattica, ragazzi? Cominciamo a parlare bene. Vuol dire che esattamente sono prevale la coordinazione. Diversamente, se prevalesse la subordinazione, si parlerebbe di ipotassi. Lo farete in italiano.
Dedalus, frustra figlio. Allora, dai, andremo da Apat. Sempre imperfetto. Qual è il soggetto? Dedalo. Quindi revocabat, richiamava, frustra, è sempre un avverbio, lo trovate proprio così, vuol dire in vano. Cominciamo a imparare a memoria gli avverbi, le forme, così non perdiamo tempo sul vocabolario. Chi è che richiamava in vano? Figlio. Nam, congiunzione? Dichiarativa, spiegativa. Infatti la cera. Alarum, qui viene da ala, ale ragazzi, quindi semplicemente è un genitivo delle ali. Delle ali. La pesciata, vi ricordate che vuol dire? Si scioglieva e il povero fanciullo, mise pure, precipitava in Pelagus nel mare. Ci siamo? In Pelagus. Sempre imperfetti e vi chiedevo che cos'è l'arum, ecco, punto di specificazione. Ultima frase dall'italiano al latino. E qua ci divertiamo. No, non è vero, perché l'avete fatta nella massima parte bene, ragazzi, le traduzioni dall'italiano al latino, eh? Bravi. Allora, i buoni maestri educano i fanciulli non solo con gli insegnamenti, ma anche con gli esempi. Quello che non avete riconosciuto, purtroppo, vi siete confusi, è con gli insegnamenti. Partiamo dall'italiano, che cos'è con gli insegnamenti? È mezzo, per mezzo degli insegnamenti. Ricordati che il complemento di modo lo puoi sostituire con un avverbio di modo. Di modo. Allora ragazzi, i buoni maestri educano, forza, primo sintagma, i buoni maestri, soggetto nominativo, plurale. Come si dice maestro? Magister. Magister, che è della seconda in er, quindi diventa magister, molto bravo. Magistri. Buono si dice bonus, buona bonum, quindi concorda al nominativo plurale maschile. Boni magistri, educant. I fanciulli, come si dice fanciullo? Ueri, però lo devo mettere in che caso? Accusativo plurale, quindi ueros. Non solum, vi ricordate? Non solo master, abbiamo usato le congiunzioni. Allora, con gli insegnamenti. Che si dice exemplum exempli al singolare, cosa diventa? No, scusa, ho sbagliato, esempio sta qua. Preceptum precepti. Bene, preceptum precepti. Cosa mi diventa? Come si fa il complemento di mezzo? Per più accusativo. Quando per più accusativo, ricordatelo. Quando abbiamo una persona, quindi insegnamenti sono astratti, no? Quindi bravissima. Quindi che diventa ablativo semplice? Precertis. Se da etiam vai con gli esempi, fate voi? Esempio, esempio, quindi? Esempio, esattamente. Questa era la seconda parte a cui... Ah, chiaramente ragazzi, vicino ad ogni frase avevate il punteggio, perché ogni sintagma, verbo e altro corrisponde ad un punto. Qui avevate un altro punteggio che corrispondeva all'individuazione e l'analisi logica di quelli che abbiamo già fatto, già individuato, sintagmi all'interno della frase. Andiamo alla seconda fila. Domande su questo? No, tutto facile sembra, vero? Allora, andiamo alla seconda fila, all'altra fila. Gallorum legati, amicizia con popolo romano, petunt. Etunt, che è un verbo che in latino vuol dire un sacco di cose, no? Tu dici, come faccio a scegliere il significato corretto, l'accezione corretta dal contesto? Allora, petunt è il verbo della principale, che è un, modo e tempo? Io voglio che chi aveva l'altra fila interagisca qui e risponda, Indicativo, terza plurale. Terza plurale, giusto, chi è il soggetto? Legati. Quindi, gli ambasciatori, diretti, legati. Plurale, vedo qui il significato, vuol dire tanto a dirigersi, cioè chiedono, chiedono, cercano anche. Che cosa? L'amicizia con chi? Con il popolo romano, che cos'è? Un popolo? Seconda frase, Romanorum covie, aspero premio, servus gallus rebellunt. Rebellunt è il verbo. Indicativo, dicevi, presente, terza persona plurale, sì, corretto, qual è il soggetto? Respingono, molto bene, significato. Qual è il soggetto? Copie, che in questa, vedete, in questa fila vuol dire le truppe, sì, perché è plurale. Le truppe di chi? Dei romani, vedete che il completo di specificazione sta prima del termine a cui rispondo, ragazzi, ci siete? A cui si riferisce, quindi le copie dei romani respingono, chi è che respingono?
Si sta portando, vado a cercare subito il complemento diretto, cioè il complemento oggetto in accusativo, i crudeli galli con che cosa? Con una battaglia, esatto, combattimento, non guerra, perché guerra si dice qualcuno si è confuso. Altri hanno tradotto con i combattenti, uni combattenti, cioè mi hanno esattamente tu, esatto. Vabbè, non faccio nulla. Terza frase, due di amicizia, un bagno, un bonum, eximant. Attenzione qua ragazzi, verbo? Estimativo. Certo, sempre un verbo estimativo. Però attenzione qua rispetto all'altra frase. Ai casi, guarda il latino quanto è limpido, quanto è chiaro ragazzi, quanto è bello. Bellissimo. Quanto è bello il latino. Bellissimo. È tutta logica. È tutta razionalità. Quello che è, non è limpido in italiano diventa limpido in latino, guardate. Fuori existimant. I fanciulli credono. Che cosa credono accusativo? L'amicizia. L'amicizia, ma non bonum. Un grande, un grande bene, coniugi nel senso di bene. Attenzione qua, magnum bonum qui, che cosa mi dici? Che cos'è? In analisi logica? È un sempre un aggettivo sostantivato, ma in analisi logica, che cos'è? Complemento negativo. Di che cosa? Dell'oggetto. È dell'oggetto ora, perché è dell'oggetto? Perché è dell'oggetto. Oh bravo, innanzitutto perché la diatesi attiva, ricordiamo che quello del soggetto vuole la diatesi passiva, ma poi lo vediamo che è rivolto all'amicizia, che è in accusativo, e qui è in accusativo ora. Prima era il nominativo nell'altra frase, vi ricordate? Perché è sempre neutro. Vabbè, andiamo. Post victoriam victime ad hoto populo deis diabusque immolantur. Verbo. Immolantur è un passivo terza persona plurale. Qual è il soggetto? Vittime. Post victoriam. Dopo la vittoria, le vittime immolare sono sacrificate. Attenzione, a populo, a toto populo. Che cos'è? Complemento da gente. Allora, quello che non dovete mai fare è tradurre a senso, cioè ora mi dite le traduzioni così facilmente, no? Perché suona bene. Accertatevi sempre che il complemento corrisponda in latino, come in questo caso avete detto, da tutto il popolo, se, che si costruisca veramente in questo modo. Tanto è vero che da tutto il popolo il complemento è? Gente, come si fa in latino? Allora conferma, facciamo sempre la prova. Da tutto il popolo, deis diabusque. Cos'è questo que? Que implicito, quindi congiunzione coordinante che io vado a mettere prima, collocare tra deis e deabus. Quindi traduzione agli dei e alle dei. Questo è un dativo. Dimmi. Io ho visto che era da Dio, ho messo come complemento di vantaggio per i dei e per le dei. Allora, dopo la vittoria le vittime sono immolate per le dei. Non è scorretto, un complemento di vantaggio perché è un dativo ed è vantaggio. Per il vantaggio di dei e per dei. Andiamo alla quinta frase. Agrecis et Romanis Tunus. Attenzione qua alle due virgole. Saturni filius, il che mi dice subito che cos'è filius. Aquarum deus putatur. Allora ragionate in evocativo. Ragionate. Saturno filius. Si deve ragionare da lì. Allora, verbo è putato. Che cos'è? Reputare, credere, terza persona, singolare, presente indicativo. Quale può essere il soggetto? Saturno non può proprio essere perché è Saturnus. Nettunus, va? Nettuno? Filius Saturni, che sarà Filius? Bravi, è una posizione. Quando io dico cos'è non intendo la traduzione, l'ultima cosa, la traduzione voglio sapere che in analisi logica. Quindi Filius è una posizione, lo vedete, sta in nominativo, concorda con Neptunus, maschile, singolare. Figlio di Saturno, quindi Saturno è genitivo, che fa? È ritenuto? Da chi è ritenuto? Dai greci e dai romani. Deus acquario, Dio delle acque. Allora, tradurre dell'acqua è una stupidaggine proprio all'ennesima potenza. Perché l'hai capito che viene da acqua? Magari mi ha fatto pure l'analisi logica corretta, il genitivo prima ha messo genitivo plurale, completo di specificazione, poi me lo traduce il genitivo singolare, capito? Ti toglie punteggio in modo stupido perché l'hai individuato. Quindi attenzione quando vi dico il rigore, ragazzi, attenzione. Quindi Dio delle acque, che cosa è Deus, ragazzi?
Analisi logica. Deus. È ritenuto. È predicativo del soggetto. No, oh, è predicativo del soggetto. Bravo. Andiamo alla sesta, abbiamo quasi finito. Cum. La ragione diventò violenzia, la gita bantur, acturba bantur, nave, nettuni, auxilium invocabant. Attenzione! Allora, il cum qui è una congiunzione, e infatti guardate la traduzione, non l'abbiamo fatto quando. Qual è il verbo della prima proposizione? La bantur, che cos'è ragazzi? Benissimo, passivo, terza persona plurale, il soggetto non cerco al plurale, dov'è? No, ho sbagliato? No, plurale. Qual è il soggetto? Quale potrebbe essere? Pelagi viene da Pelagus. Pelagi. Quindi non può essere soggetto, no? È unde, è unde. Che poteva essere tante cose, poteva essere anche... Oltre che nominativo plurale, qui è nominativo plurale, le onde sono agitate. Genitivo singolare, dativo singolare. Però qui, andando a individuare tutti, tutte le funzioni sintattiche, anche soltanto per eliminazione, per esclusione, non mi viene il termine, voi individuate che questo è il soggetto. Le onde, di che cosa? Del mare. Questo è il genitivo allora da Pelagus, del mare. Che fai con la faccia? Hai tradotto male? Quando? Allora, quando le onde del mare erano agitate e, mettiamocelo subito il verbo, erano turbate, questi sono due sinonimi, da che cosa? Dalla violenza dei venti. In cui violenza, allora, e voglio dato qua, qui c'ho la prefettura, gliela metto o gliela metto la lunga? Ma questa era più facile. Era più facile questa? La nostra era amico. Davvero? Era più facile, sono equivalenti, ragazzi. Voi avete degli imperfetti. Degli imperfetti forse in più rispetto a questa. Ma erano equivalenti, non so che erano il punteggio e assolutamente. Erano uguali. Vabbè, è sempre così, quelli che avevano l'altra fila credono che l'altra sia compatta. Erano agitati dalla violenza delle onde. Quindi ripeto, cos'è violenza in analisi logica? Allora, i marinai, soggetto, invocabant, imperfetto, invocavano che cosa? Nettuno è un caso? È genitivo. Genitivo. Andiamo all'ultima fase, dall'italiano al latino. Anche qua vi siete mossi abbastanza bene. Allora, gli studi di letteratura offrono un grande sollievo agli anni infelici dei fanciulli. Attenzione, soggetto qual è? Gli studi. Che metterò in caso nominativo plurale. Come si dice studio? Studio? Studium, studi, quindi è genere neutro. Diventa allora neutro plurale? Studia. Attenzione qua, di letteratura, questa è una particolarità della prima declinazione che dovevate individuare, riconoscere. Come si dice letteratura, ragazzi? È uno di quei termini che al singolare bravissimi. Al singolare vuol dire una cosa, però un'altra. Lettera, littere vuol dire lettera dell'alfabeto. Littere, letterale vuol dire missiva. Allora, lettera dell'alfabeto al singolare, al plurale missiva o letteratura. Quindi che diventa? Studia litterarum, anche se è plurale ragazzi, anche se è plurale corrisponde a letteratura e io lo so perché l'ho studiato e me lo devo ricordare al compito in classe soprattutto. Di letteratura, prebeo, questa è della coniugazione, guardate l'infinito, seconda, che mi diventa quindi prebent, la E si mantiene, prebent, un grande sollievo. Sollievo che ho scritto è sollacium. In che caso lo... Bravissimi, magnum sollacium, resto l'accusativo, lo metto in accusativo. Agli animi infelici, attenzione, animi è animus animi, infelici si dice infelice mestus, mesta mestum, quindi in che caso lo metto? Agli animi, quindi è latino, complemento di? Vai, declinate. Che diventa animis mestis, ok? Dei fanciulli eroi. Ci andiamo a fare la costruzione corretta? Ipotizziamo una costruzione corretta? Io non vi ho penalizzato se la costruzione della frase non è corretta, è solo se non avete individuato i sintagmi. Allora dai, gli studi come mettiamo ragazzi?
corsi di letteratura, gli studi. Grazie. Quindi, no, facciamo prima in italiano. Di letteratura, gli studi. Un grande studio. Dei fanciulli, agli animi infelici, oppure più elegantemente agli animi dei fanciulli infelici, perché lo commette pure in mezzo al genitivo. Un grande sollievo offrono, perché il complemento oggetto solitamente è collocato prima del verbo. Allora, data la correzione, sono curiosa di fare di vedere come vi autovalutate e vi autocorreggete. Chi è che crede alla presola sufficienza? Alzate le mani. La sufficienza intendo dalla sufficienza in su. Ragazzi, è importante fare un'autovalutazione. Tutti grandi autostima. Avete bassissima autostima voi. Dal 6 in su sono 6 persone. Eravate 17 qua. Faccio un'altra domanda. Chi è che crede di stare tra le insufficienze gravi? Gravi. Ok, chi è che te l'ha preso 5? Io ce lo so. 5? Sì. Ok, vabbè, quindi i 9 e i 10 chi sono? Nessuno. Ernesto! Va bene ragazzi, interrompiamo la realizzazione. Non lo so.